discesa è sicuramente la regina delle discipline dello sci. E comunque rischiamo tanto quando sciamo, andiamo giù a 160 all'ora e diciamo rischiamo la vita. Quando inizi a fare il sport sul serio, diciamo quando decidi di essere sciatore, c'è un obiettivo, e l'obiettivo è arrivare alle Olimpiadi. Quello che facciamo qua, poi diciamo i frutti li raccogliamo d'inverno. I'm here in La Palma for skiing, for do some training for the winter, for the World Cup races and also for the Olympics. Per noi la preparazione qua a La Palma è molto importante perché comunque è il periodo chiave per trovare i sci giusti, per trovare il materiale giusto per la stagione invernale. I was for two Olympic Games in Vancouver and in Sochi. I take a lot of experience on Olympic Games. I think the motivation starts from the races. When you did a good season or good races, the motivation starts from there, and so you want to train every day hard and every day because you know that that makes the difference on the races. Ma devo dire che per me è un onore presentare l'Italia. Sono molto contento che anche negli ultimi Olimpiadi ho potuto correre per l'Italia, poi soprattutto a Torino è un onore enorme, ero molto emozionato, ero molto giovane. A casa vuol dire che c'era tanta pressione. Ma penso per arrivare ai miei livelli, a diventare un sciatore professionista, bisogna avere tanta voglia, bisogna avere un obiettivo, lavorare tanto tutti i giorni. Bisogna crederci, provarci e mai mollare. Cerco di portarmi nelle migliori condizioni per gareggiare e competere al massimo. Il mio obiettivo lì è raggiungere una medaglia, fare una medaglia per l'Italia, per me, per incoronare la mia carriera. Però so che ci vuole tanta fortuna.